momento sentiamo applaudire questo campione che sta arrivando, ed eccolo qua davanti a noi che sta arrivando in questo momento in fondo al cono, ed eccolo pochi metri per tagliare il traguardo, pochi metri ancora per tagliare il traguardo di questa bellissima avventura. La 34esima Bairo vince Stocchino, in questo momento tocca il nastro e entra dentro. Che sono arrivati a prendere il meritato premio, perché oggi nella loro traversata è stata veramente qualcosa di eccezionale. Un'ora e 24 da Stocchino, che veramente ha stracciato i record della traversata, e ora lo abbiamo qua in questa conferenza, anzi in questa premiazione. Sarà anche poi una bella chiacchierata, perché con questi ragazzi c'è veramente da chiacchierare, perché hanno veramente una tenacia che fa paura. Possiamo iniziare, grazie a tutti per essere qui in questa location davvero suggestiva sulla nave Scirocco. Siamo sicuri che la premiazione di quest'anno avrà un altro sapore, perché a chi di noi poi capita di venire su queste navi, su queste unità. 34esima edizione della Coppa Byron, una coppa ormai mito, una competizione che regina, definita da tanti la regina delle gare di nuoto in acque libere. Entriamo nel vivo, numeri della Coppa Byron, protagonisti, perché come potrete immaginare, sia voi da partecipanti, che è una macchina che ha bisogno di un lungo lavoro, mesi di lavoro, e ci sono tanti davvero che contribuiscono alla sua realizzazione. Ogni fine agosto è un appuntamento a cui tanti continuano ad arrivare. I concorrenti quest'anno sono stati quasi 300, ci sono dei piccoli record, o chiamiamole delle particolarità, addirittura sappiamo, oltre che della partecipazione degli atleti della nazionale delle Fiamme Oro, appartenenti alla Fiamma Oro Napoli, di un concorrente di ben 81 anni e di un altro concorrente che è arrivato il giorno dopo le sue nozze. Quindi immaginate quanto la Coppa Byron possa essere un mito per coloro che nuotano. 7,8 km tra Porto Venere e Lerici, un percorso davvero impegnativo, lo sappiamo, lo sapete voi meglio di noi, quindi andiamo avanti con questa cerimonia, con tanti ringraziamenti. Perché quest'anno siamo qui? Perché la competizione organizzata dal Lerici Sport, presieduta dal neopresidente Alessandro Sammartano, siglato una partnership con la Festa della Marineria. Gli spezzini la conoscono bene, i non spezzini avranno avuto modo di conoscerla e avranno visto tutto l'allestimento qui lungo il molo e la passeggiata Morin, una grande festa che si tiene ogni due anni. Una partnership che ci ha dato la possibilità appunto di svolgere la premiazione, grazie anche all'interessamento del comandante Rollo della nave Scirocco, che ringraziamo per la sua disponibilità. Dicevamo, una festa speciale, quindi partiamo con i ringraziamenti, facciamo veloce perché immagino che ora vorrete entrare nel vivo di questa presentazione. Partiamo dal partnership con l'autorità portuale, ringraziamo il presidente Lorenzo Forcieri che è qui alla mia destra, ringraziamo un applauso, direi che è dovuto, e poi avremo modo di sentirlo anche. Abbiamo già ringraziato, ma ripetiamo, ci vuole l'applauso per il comandante Rollo della nave Scirocco.
Ringraziamo anche per l'autorità portuale il segretario generale Davide Santini, che ha dato un grande contributo alla realizzazione. E andiamo avanti, io ci tengo a ringraziare una persona in particolare, Roberto Figoli, che è il responsabile, che è qui e si merita un applauso grandissimo, perché oramai è una certezza, tutti gli anni è sempre qua, eh? E secondo me da dopodomani inizierà a lavorare per l'edizione 2016, se lo conosco bene o quantomeno a pensare. Ringraziamo appunto anche il presidente Alessandro Sammartano, grazie, un applauso anche per lui. A testimoniare l'importanza della Coppa Byron c'è anche il patrocinio ottenuto sia dai comuni di Lerici che di Porto Venere, qui rappresentati dai rispettivi sindaci Paoletti e Cozzani, e la regione Liguria. Come sapete c'è un grande dispiegamento di mezzi, c'è la Capitaneria di Porto, la Polizia, c'è il centro CNES che assicurano i mezzi di soccorso e ci sono anche le navi delle associazioni del Golfo che comunque assicurano la sicurezza di tutte le persone che sono in acqua. Ringraziamo anche gli sponsor, quindi la Sernav, Sepol, Conship Italia LSCT, STL Lerici, BMD, ProAction, Ricky Steel, Hotel Shelly delle Palme e il partner di lungo corso Carispezia, gruppo Cariparma Credit Agricole. Vi dicevo, le navi, che le associazioni che hanno curato la sicurezza delle persone lungo il percorso e hanno schierato ben 55 barche, proteggendo proprio la rotta di chi già era affaticato nel nuoto. Una rotta che quest'anno, una particolarità, è stata dentro la diga foranea, proprio per testimoniare l'unione, la vicinanza alla festa della marineria che si sta contemporaneamente svolgendo dentro il Golfo della Spezia. Ricordante della società Fiamme Oro Napoli, Francesco Montini, che oggi ha voluto essere qui con noi. Grazie Presidente. Non sono gli azzurri gli unici atleti di rilievo. Pensate che fra chi ha partecipato alla Byron c'è anche una persona che ha, diciamo, compiuto un'impresa eccezionale, nuotando per 23 ore e 44 minuti, l'ho dovuto rileggere, invece era proprio così, non mi ero sbagliata, per coprire lo spazio acqueo in Adriatico da Otranto a Capolinguetta in Albania. Si tratta dell'atleta palmense, il triatleta palmense Massimo Voltolina, che ha compiuto questa impresa eccezionale e oggi ha voluto essere alla Byron. Con 85 km in mare aperto. Per me sono già tanti quelli della Byron, ho pensato per lui. Come vi dicevo prima, un applauso di cuore lo farei anche al signor Gerolamo Forlani dalla Lombardia, 81 primavere e tanta voglia di nuotare. Bene, ora entriamo nel vivo della premiazione. Prima di lasciare la parola ai nostri ospiti, un piccolo auspicio per l'autorità. La Coppa Byron fa già tanto per lanciare il nostro territorio. È intitolata a un poeta che ha fatto grande il Golfo dei Poeti, si può sviluppare di più. Io chiamerei qui per un intervento proprio il comandante della nave Scirocco Rollo. Prego, comandante, venga. Ecco, abbiamo il primo intervento, il comandante Rollo. Funziona? Mi sentite? Innanzitutto volevo ringraziare l'organizzazione, perché a parte l'evento di questa sera noi siamo stati i testimoni di 4 giorni veramente intensi di eventi che hanno coinvolto la cittadinanza, la nave e ovviamente la Marina Militare. Vi ringrazio della partecipazione e dell'accoglienza. Dopodiché, nel mio piccolo anch'io un po' nuoto, non certo non ce la farei, eh. Quindi però mi rendo conto della difficoltà e quindi un applauso agli atleti che hanno portato a compimento la gara. Un applauso a chi a 80 primavera ancora c'ha il fisico e la forza di farlo. Un applauso a chi lo fa in maniera professionale e un applauso a chi è un fenomeno e riesce a fare 53 ore in acqua. Sono numeri che sono veramente fuori dalla mia concezione. Un ringraziamento ancora a tutti voi e una buona serata. Grazie comandanti.
Grazie mille. Siamo su il sindaco di uno dei due comuni coinvolti nella Coppa Byron, Matteo Colzano. Buonasera a tutti, io ovviamente faccio prima di tutto un ringraziamento a coloro che hanno partecipato alla nostra stupenda manifestazione. 300 atleti sono un numero davvero impressionante che ha premiato l'organizzazione appunto di questa, che credo che sia una delle più belle, se non la più affascinante gara di fondo del nostro territorio. Mi inorgoglisce avere qui alcuni atleti della nazionale che ha reso ancora più importante questa manifestazione. Un grazie particolare vanno anche a tutti gli organizzatori, a tutti i volontari che ci permettono di continuare a fare la Coppa Byron, e anche all'organizzazione della Festa della Marineria che quest'anno ci ha voluto ospitare dentro appunto alla festa, e che ha così ci ha dato la possibilità ancora di più di farci conoscere al pubblico esterno e, perché no, rilanciarci per il vedete prossimo anno. Vedete che subito il sindaco ha raccolto l'invito. Sul prossimo, appunto, per il prossimo anno, per avere magari qualche partecipante in più. Grazie a tutti. Grazie al sindaco di Porto Venere. E dal Molo Dodero ci spostiamo ovviamente alla terrazza Scelli delle Palme. Invito il sindaco di Lerici, Leonardo Paoletti. Grazie sindaco. È bello essere qua, tra l'altro, con il mio collega, il sindaco di Porto Venere, avere questa unione, questo contatto tra i due comuni che si guardano diciamo all'apice dei due del Golfo. Sicuramente faremo qualcosa in più, ma soprattutto dobbiamo cominciare a lavorare assieme, perché queste manifestazioni, la realtà dello sport, si mettano veramente radici nel Golfo di Spezia. Voglio ringraziare Alessandro Sammartano, presidente dell'Erici Sport, e anche il comandante della nave, che ora non vedo, per l'ospitalità. Gli atleti sono già stati ringraziati e io vi lascio andare avanti con... Grazie sindaco, grazie. Visto che parliamo di Lerici e Porto Venere, della bellezza della Coppa Byron, ricordiamo che Lerici Sport sta organizzando la realizzazione di un filmato che testimonierà le fasi più salienti della gara e naturalmente la bellezza dei nostri territori. L'abbiamo già annunciato prima, ora lo chiamo qui vicino a me, il presidente dell'autorità portuale Lorenzo Porcieri. Grazie presidente. Grazie, io sono brevissimo, voglio solo fare i complimenti a tutti quelli che hanno partecipato a questa nuotata, diciamo così. Per uno che al massimo ha un'autonomia di una decina di bracciate e poi mi devo fermare, è una cosa per me veramente inspiegabile. Quindi complimenti, diciamo, se posso fare all'inverso, dall'ultimo al primo che è arrivato in questa bellissima manifestazione. Quindi complimenti veri, sinceri, lo sport proprio sano, pulito, di quello di cui c'è bisogno. Una piccola suggestione, perché aver fatto qui questa cerimonia, unire praticamente la Coppa Byron alla Festa della Marineria, secondo me ci dà uno stimolo, una suggestione che lancio ai sindaci che sono presenti, e poi lo dirò anche a Massimo Federici. Cioè, potremo lavorare perché la Festa della Marineria sia una Festa della Marineria non solo di Spezia, la prossima sia la Festa della Marineria di tutto il Golfo della Spezia, coinvolgendo anche i comuni di Lerici e Porto Venere, quindi una grande festa di tutto questo nostro bellissimo Golfo. Grazie a tutti voi. Grazie presidente Porcieri. E grazie per questa suggestiva idea. Quindi ora chiamiamo il comandante della Capitaneria di Porto, Enrico Castioni. Grazie. Un applauso anche per lui, visto che il ruolo della Capitaneria è stato davvero importante, vero comandante? Grazie, sì, infatti colgo l'occasione, intanto anch'io mi complimento con tutti gli atleti e i partecipanti, e devo dire che, come è stato già sottolineato da chi mi ha preceduto, è la coralità dell'organizzazione che permette poi il felice risultato di una manifestazione che è importante per i numeri che sa esprimere. E ovviamente, essendo l'autorità deputata, doverla autorizzare e quindi poi dover assumere la responsabilità di un'autorizzazione di questo tipo, conforta sapere che ci sono tanti volontari, tante professionalità, tante capacità che coralmente appunto consentono lo svolgimento in sicurezza di una grande e bella manifestazione che ha
addirittura i prodromi, ho sentito, di ulteriori sviluppi futuri. Quindi complimenti a tutti, buona serata. Grazie. E chiudiamo in bellezza con il presidente dell'RC Sport, Alessandro Samalfano. Grazie. Come l'RC Sport non posso che innanzitutto ringraziare tutti gli atleti che hanno partecipato a questa 34esima edizione, che come ricordava in quella bellissima presentazione è un record assoluto quest'anno. Abbiamo avuto circa 270 partecipanti, un 30% in più rispetto all'edizione precedente. Ci auguriamo che nel 2016 si vada in crescendo. Vorrei ringraziare la Festa della Marineria, quindi il presidente Lorenzo Forcieri per la loro ospitalità e i sindaci, insomma, della partenza e dell'arrivo. Inoltre ho sicuramente un lunghissimo elenco da fare. Vorrei salutare intanto il nostro vicepresidente, colonna storica della Lerici Sport, Angelo Molinari, e un applauso per lui. Vorrei ringraziare il comitato di questa manifestazione, di questa gara, nelle persone di Figoli Roberto, e innanzitutto Carnasciani Massimo, Gigini Luciano, Castagneto Massimo, Figoli Silvia, Brustighi Andrea, Maddaluno Gennaro e Maggiano Paola. Vorrei spendere inoltre due parole anche per ricordare gli eventi che ci sono stati a corollario di questa Festa della Marineria, sempre organizzati da Lerici Sport, della pallanuoto, che sono stati ospitati in uno scenario splendido a Porto Venere e a Lerici con la presenza di Roberto Calcaterra, e quindi un grazie al responsabile del settore giovanile Valtriani e a tutti gli allenatori delle nostre sette squadre che dall'acqua gol dei bimbi fino alle serie B maschili e femminili ospitano credo un centinaio di atleti, un centinaio di ragazzi. Quindi grazie di nuovo. Grazie mille al presidente dell'RC Sport, Alessandro Samartano. Ora la premiazione va avanti, abbiamo un piccolo ospite, perfetto tema marinaresco, vediamo anche la maglietta. Allora io chiedo al comandante Rollo, possiamo andare avanti? Mi fermi lei quando è il momento, va bene? Grazie. Allora ci siamo, finalmente i primi risultati dei migliori sei sono arrivati, poi come vi dicevamo daremo le medaglie anche per sottocategoria, ma ora premiamo i più veloci, i più bravi. Ora diamo così tanto onore alla nostra bandiera, perché dalla nave Scirocco verrà, ed ecco il picchetto che si avvicina in alta uniforme. E ora viene slegata e poi piano piano calata per poi riporla piegata. Operazioni che tutte le sere vengono fatte. Ora scende la bandiera.
sentiamo i fischi del nocchiere che chiama la bandiera a bordo. Viene sganciato il moschettone. La bandiera è tenuta ben stretta dal militare, che ora la porteranno e la piegheranno senza far toccare terra. Un'operazione che tutte le sere viene fatta, ora recuperano il loro copricapo, il picchetto d'onore è sempre attento al comando. A testa avanti! Marsch! Sono loro che porteranno la bandiera a riposo. Sinistra! Marsch! Dietro! Segna il pass! Sinistra avanti! Marsch! E ora l'ordine per il rientro.